Ora sei in diretta, perfetto ragazzi, anche oggi iniziamo la nostra diretta di Bari in quarantena. Nel frattempo che vi ho legate, io come al solito miglioro la qualità audio mettendomi un po' le cuffie. Sono molto contento che, vi ripeto, lo dico tutti i giorni, ma davvero mi fa molto piacere, questo progetto sta andando molto bene. C'è un bel seguito, c'è la partecipazione di tanti esperti del settore, che si allarga sempre di più questa partecipazione. Ogni giorno ricevo sempre riscontri positivi di persone che vogliono partecipare, divulgare anche loro il loro sapere, quindi sono davvero molto contento. Oggi parleremo del mondo del caffè con Massimiliano, che abbiamo conosciuto nello scorso appuntamento, non nell'ultimo, ma in qualche appuntamento prima. Con Massimiliano l'altra volta abbiamo approfondito il mondo del caffè dal punto di vista casalingo, quindi estrazioni che si possono fare a casa. Ad esempio, ci ha spiegato bene bene il mondo della moka, come implementare la moka, ci ha spiegato il mondo del V60. Insomma, abbiamo fatto un bel excursus. Siamo partiti dal caffè dall'Etiopia e abbiamo visto un po' la storia e tutto. E ci ha portato appunto poi nel mondo casalingo. Oggi invece parleremo sempre del mondo del caffè, ma con un approccio più da barista, un barista vero e proprio. Di conseguenza si parleranno di tutte quelle nozioni che bisogna avere per fare i baristi. E oggi vorrei farvi capire, anche tramite le parole di Massimiliano, la differenza tra un barista e un banconista, perché quello che noi purtroppo siamo abituati a vedere in Italia è nient'altro che un banconista, cioè una persona che sta lì ma realmente non sa quello che fa. Intanto invito Massimiliano. Appena si collega, metto anche il messaggio. Ok, ciao Massi! Ciao Anto, ciao, aspetta che mi metto bene perché non ti sentivo. Ok. Ok, Ciao. mi vedi? Sì, ti vedo bene, tu mi vedi? Ci Ti vediamo? vedo, ti vedo. Sì, sì, Oh, sì. Ragazzi, voi ci ottimo. sentite? Non ci fate parlare da soli. Datemi un messaggio per sapere se ci sentite. Ottimo, ho visto che siamo in tanti in diretta a quest'ora. Come? Ho visto che siamo in tanti in diretta a quest'ora. Sì, Siamo proprio in ci sono tanti. veramente Siamo... tante dirette. Sì, ho visto c'è Flavio con Paghi Renzullo, c'è Bruno Van Zan, ci sono molte persone in diretta. Ho Sì, non so visto. se sta laggando Instagram o magari hai la connessione un po' debole in questo momento, ma mi sta dando un sacco di problemi. Non riesco a fissare il commento in alto, ti vedo un po' a scatti. Allora, Non so come mai. a me non dà nessun problema, ti vedo preciso e mi vedo benissimo. Ok, mi vedi a scatti per caso? No. Non ti vedo a scatti, non mi vedo a scatti e vedo i commenti in modo chiaro. Ok, provo a cambiare. Perché purtroppo si è bloccato tutto. Ti sento Massi, però, ci eh? sei? Ti sento? Perfetto. Ok. Ok, adesso ti vedo. Abbiamo Ti cambiato la sento. connessione, ci siamo riusciti. Ok, fisso il messaggio in alto e scriviamo: oggi parliamo di caffè. Allora, Perfetto Massi, io devo tu. dirti che ho ricevuto un bel riscontro dall'ultimo appuntamento che abbiamo fatto. È piaciuto a tante persone Mi fa e è piacere, piaciuto sono soprattutto contento. il tuo modo di spiegare è molto semplice da un certo punto di vista, cioè il rendere le cose Grazie. difficili è molto semplice. Grazie, mi fa piacere, questa è una cosa al quale faccio molto, diciamo, affidamento, cerco di impegnarmi molto proprio per questo. Vuoi un pochettino perché rispecchia un po' la mia natura. Non mi piace il mondo della sofisticazione quando invece il mondo della realtà, delle volte gioca degli scherzi differenti da quello che è, la scienza, diciamo. E quindi Esatto. cerco sempre di trovare le parole giuste per rendere un concetto semplice. Ok, Grazie, e queste grazie sono le Antonio. cose positive che dovevo dirti, ora passiamo a quelle negative. No, sto Vai. scherzando. L'unica No. cosa negativa è che purtroppo Instagram ci ha abbassato il tempo della diretta, quindi dobbiamo stare un po' più stretti. Abbiamo un'ora a disposizione al massimo, che Non purtroppo c'è dobbiamo farci problema, bastare. non c'è problema, ce la faremo bastare. Mi avrebbe fatto piacere anche se avessi avuto commenti negativi, perché No, fortunatamente non ce ne sono stati. io invece sono sincero, ne ho avuto uno in particolare, non è stato proprio negativo, ma più che negativo è stato un modo di confronto con persone del settore, no?
che magari qualcuno ha cercato di chiedermi, ma tu qual è il tuo ruolo in questo mondo? Quando divulghi queste informazioni, come per dire chi sei, che cosa fai? Cioè, delle volte è vero, tanto è vero che si può avere la percezione di avere davanti a noi una persona che dice, ma questo chi è che parla, che mi dice questa cosa qua? E io ho fatto notare a questa collega, oltre che adesso amica, perché abbiamo stretto amicizia, che io non, pur non essendo un luminare, non mi voglio sostituire nel professare cose del genere a chi sa molto più di me, soprattutto sotto l'aspetto scientifico, ma come dico sempre a tutti, sono un semplice barista professionista che opera, studia in un settore e cerca di divulgare la formazione e quello che è. Quindi delle volte i commenti negativi sono anche costruttivi. Certo. E Certo. niente, quindi. No, però insomma, ti ripeto, a me è piaciuta molto, anche ai ragazzi che ci hanno seguito è piaciuto davvero tanto, abbiamo aperto un bel capitolo con il mondo del caffè. E poi sono dell'idea, scusami se magari voglio concludere questo discorso così, che anche io non sono il miglior bartender, barista, barman del mondo, sicuramente, però sono dell'idea che noi facciamo il nostro, quindi noi intanto qualcosa stiamo facendo. Poi magari quelli più importanti, se vogliono fare anche loro, ben venga. Noi intanto partiamo da qui. Bravissimo. E infatti è questo il discorso che non ci ferma. Poi Esatto. il pubblico al quale mi rivolgo io e al quale aspiro sempre sono le persone, quelle che io chiamo i comuni mortali, no? Esatto. Un pochettino le persone che sono, per rendere il concetto più semplice e non so, ai soli esperti, come si dice. Perché Esatto, gli esperti si l'esperto formano da massimo non ha esperti. bisogno del training. Esatto. Esattamente, esattamente. Questo è Allora, lasciamo quanto. stare questa piccola parentesi e Riforma. passiamo un po' alla lezione di oggi. Oggi abbiamo detto parliamo del mondo del caffè, però dal punto di vista professionale, no? Dal punto di vista del barista, non più dal punto di vista casalingo. Certo, è un pochettino quello che riprendere anche parte del discorso, agganciarci anche a parte del discorso che abbiamo iniziato. Perché comunque per fare un piccolo preambolo, se vuoi me lo puoi fare tu così vediamo quello che ci siamo detti. Cioè, nel senso, un piccolo preambolo di che cosa abbiamo parlato. Hai già accennato che abbiamo parlato dell'Etiopia, quindi di dove nasce il caffè, e delle piccole differenze tra arabica e robusta, che in realtà si chiama caffè, no? Canefora, canefora. Grande. Grande. Abbiamo parlato di questo, abbiamo visto, ecco, l'aspetto del barista per rispondere anche alla domanda che hai fatto con il quale hai aperto la diretta. Il punto di vista del barista è il barista con la B maiuscola anziché il semplice banconista che sta lì, che serve e che esegue. Ecco, essenzialmente la differenza, il mio personale, come si dice, pensiero in merito a questa cosa è che la differenza tra un barista e un banconista sta semplicemente, principalmente nello studio. E nella divulgazione del credo di quella che è la materia che poi alla fine lui svolge. Un banconista esegue, un barista crea, per me. Crea Giusto. sotto uno studio, crea sotto altre cose. Quindi semplicemente la differenza sta lì. Il barista ha una passione, oltretutto, non è un semplice esecutore delle volte, no? Come tutti quanti le persone che svolgono dei lavori, quelli con la passione del proprio lavoro. Riescono sempre ad interpretare al meglio il lavoro che svolgono. Quindi questo per rispondere alla domanda. E per fare quindi barista come si deve, vuoi in un contesto piuttosto che in un altro, c'è bisogno di rispettare determinate regole che sono le regole della base, della conoscenza. Quindi quello che vogliamo, del quale parliamo oggi è un aspetto di conoscenza del mondo del bar, quindi que non quello di casa, sempre al Ti ho perso per un attimo. Non so se sono io o tu, però ti ripeto, oggi fa un po' di scherzi la diretta. Vediamo se riusciamo a riconnetterci. Penso di Ma sì. sì? Aspetta, Ok. stacco tutte le cose collegate sulla mia wifi, ma credo che ma mi penso che sia più Instagram che la wifi. ma lo credo anch'io perché siamo, penso, in botto collegati a queste ore, anche perché la linea ce l'ho, ho la fibra, quindi dovrei essere abbastanza. Dicevo, a parte questo, parliamo quindi dell'aspetto delle basi del barista, sotto un aspetto che è quello del bar e quindi non quello che abbiamo detto l'altra volta di casa, sempre in maniera comprensibile, cercando di non andare a sfociare troppo negli aspetti scientifici, altrimenti non basterebbero corsi.
Quindi abbiamo detto, abbiamo visto la volta scorsa le basi, parlando delle regole delle 5M, ad esempio, che erano la macchina, la miscela, la macinatura, la manutenzione, la mano e tutte queste qui. Abbiamo visto quindi come dover andare a capire di ogni cosa un pochettino la conoscenza. Ci siamo addentrati un pochettino di più nell'aspetto della miscela e quando ci siamo addentrati nell'aspetto della miscela abbiamo compreso la differenza tra arabica e canefora, quindi robusta, Esattamente. ok? Del quale poi nelle slide io ti ho fatto anche vedere, ti ho anche rimandato determinate slide che non so Sì, se le hai a ce l'ho qui davanti. disposizione. Ah, ok, lì in quelle slide c'è anche parte di quello che abbiamo fatto, no? Sostanzialmente. Quindi, visto che abbiamo a disposizione... Oh, ciao Antonio, visto che abbiamo a disposizione anche un pochettino meno tempo, vorrei andare un po' ad addentrarmi nell'aspetto tecnico un pochettino. Abbiamo visto quindi il caffè, la raccolta e i metodi di lavorazione, quali sono. Esatto. Ok, grandissimo. Quindi tu te li ricordi un pochettino, meno male, Sì. fortunatamente. Abbiamo Allora, parlato anche di intanto altro. iniziamo a mandare le slide che mi hanno dato oggi. Facciamo Vai. una veloce parentesi. Oh, ho cambiato un'altra volta la camera. Una Vai. veloce parentesi. Barista and More, che cos'è? Proprio Allora, Barista in More. 2 minuti. Ok, Barista More è sostanzialmente un brand, non ha ancora un luogo fisico, ma è un brand che io ho aperto per far sì di divulgare un pochettino il lavoro professionale del mondo del bar. E quindi con Barista More si svolgono training di formazione che faccio io o che facciamo tramite altre persone del settore e quindi trainer specializzati. Ok, perfetto. Essenzialmente questo. Ok. La tua presentazione ce la ricordiamo, l'hai già fatta la L'abbiamo scorsa volta? già Sì. visto, questo qui. Questo essenzialmente abbiamo parlato della fase di come nasce il caffè, che nasce dall'Etiopia, abbiamo parlato della leggenda, abbiamo Che visto cresce dove... tra i due tropici, tra il cancro e tra il capricorno, quindi in Bravissimo, una zona equatoriale, le bravissimo, 5M, come giustamente dicevi. bravissimo. Intanto, ragazzi, per chi magari si è collegato solo oggi e sta vedendo la diretta e dice: ma questi hanno già parlato di tutto. Ok, potete trovare l'ultima diretta fatta con Massimiliano sul mio canale YouTube in cui diciamo tutte queste cose. Oggi andiamo un po' avanti. Ok, bravissimo. Io salterei Quindi la abbiamo parte. raccolta. Ok. Dimmi quando fermarmi, eh. Questi sono i metodi che abbiamo visto, queste sono le differenze tra le specie che abbiamo toccate l'altra volta. Abbiamo parlato, ecco, nell'ultima parte, scusa Antonio un attimo, abbiamo parlato di questo, quello sopra, ok, del caffè monorigine. Nell'ultima parte della slide, della volta scorsa abbiamo accennato a questo qui. Una cosa che non vi avevo magari forse fatto capire bene è che il discorso monorigine noi l'abbiamo visto legato ai diversi metodi di estrazione, ma oggi magari possiamo toccare sulla parte dell'espresso. Andiamo avanti e Ok. Perfetto. fermiamoci anche alla tostatura, diciamo, va, che è meglio, così Ottimo, partiamo direttamente eccoci da qua. qua. Ok. Quindi abbiamo visto tutti quanti questi metodi e adesso andiamo a comprendere, siccome Antonio pure mi avevi detto, pure tu mi ricordo qualcosa in relazione alla tostatura. Il fattore di quando fosse chiaro, scuro, che cosa si sviluppava e che Esatto. cosa no, essenzialmente quando il caffè viene tostato, come vedi nella parte di sotto dove c'è scritto light, medium e dark roast, subisce una sorta di caramellizzazione, quindi nella Ok. cottura. Questo tipo di caramellizzazione che va a cambiarne praticamente il colore da quanto è verde a quando noi decidiamo che la nostra miscela è pronta, va praticamente anche a cambiare quelle che sono le note principalmente organolettiche di questo caffè. Ad esempio, come mi avevi detto l'altra volta, nella parte light sicuramente avremmo un caffè meno amaro di una tostatura dark. Quindi Esatto. questa era la parte di quello che ci eravamo detto. Nella slide c'è scritto gli effetti, quindi ciò che praticamente avviene al chicco quando è verde all'interno nella fase della tostatura. Poi ogni torrefattore va ad interagire con dei profili di tostatura specifici per ottenere quello che lui vuole ottenere.
sostanzialmente. Ok, spieghiamola proprio in maniera semplicissima. La tostatura in realtà che cos'è? Una cottura, credo, vero? Esattamente, la tostatura in realtà non è nient'altro che una cottura. Pensa che in Etiopia ancora si cuoce con la padella, tra virgolette. Cioè, se tu prendi il caffè verde e lo metti in padella, il caffè cuoce. La tostatura va a cuocere uniformemente secondo dei profili di tostatura, quindi il rapporto tra tempo più Temperatura. temperatura, bravo, va a darci la tostatura ideale per il caffè che praticamente vogliamo. È quello che vogliamo ottenere. Quindi più tempo sta e più tempo cuoce e più sviluppa determinati aromi, giusto? Sia più che meno, ovviamente. Più si Ok, cuoce. giustamente. Più si cuoce, ovviamente, più la tostatura va nella fase dark. Nella fase dark, ecco, da lì in poi la cottura può anche bruciare. Quindi esiste Certo. praticamente ogni caffè viene trattato con un livello di tostatura che va ad esaltare al massimo il caffè stesso. E questo è compito degli studi del torrefattore, principalmente. Ok, perfetto. Poi vedo qui del confezionamento. Ok, queste sono delle slide che utilizzavamo anche anni addietro, ma sono ancora attuali. Questo per far capire un attimo che il caffè, viene successivamente confezionato quando arriva nel nostro bar. Certo. La cosa che noi dobbiamo sapere nel nostro bar è che ogni tipo di confezionamento è differente. Ad esempio, quello più comune che è il sacchetto di materiale accoppiato, che è il classico sacchetto che praticamente che abbiamo in tutti i bar. Li abbiamo di due tipi: uno dove praticamente c'è semplicemente fatto un foro o più fori sul pacco. Che cosa significa questa cosa? Significa che il caffè, nel momento in cui viene impacchettato, successivamente avvia una sorta di rilascio dei gas che ha accumulato durante la fase di tostatura. Quindi Sì. questi sacchetti vengono forati per far sì che avviene un processo di degasatura. Altrimenti il pacco andrebbe ad esplodere perché poi insomma questo caffè rilascia e rilascia, si compra sempre di più, quindi è Si normale che ci gonfierà. facciano un piccolo forellino appunto Esattamente. per far fuoriuscire Esattamente. questi gas. Qui però che cosa va a cambiare? Se abbiamo il sacco con i semplici fori, l'aria esce ma entra anche. Se abbiamo Certo. un sacco con una valvola, si chiama la valvola unidirezionale, in quel caso l'aria va solamente ad uscire ma non entra. Quindi c'è una maggior freschezza del prodotto e Non quindi, si bravissimo, ossida. e quindi conservazione. Quindi sono i pacchi che conosciamo un po' tutti al bar, questi che più o meno abbiamo tutti. Esattamente, Ok. esattamente, principalmente sì. Poi un altro metodo di confezionamento, adesso vi spiego però l'importanza di perché parlo di confezionamento. Un altro metodo di confezionamento, quello che conosciamo per intenderci, divulgato dalla Illy, quello della latta, Sì. quello è un metodo che la freschezza del prodotto ti dà lo stesso prodotto, di quando ce l'hanno messo dentro praticamente. L'unica cosa Ok. è che per fare questo ci sono degli ATM di ossigeno azoto all'interno, quindi diciamo che la regola sarebbe far degasare ulteriormente quel caffè prima dell'utilizzo. Quindi dovresti prendere quella sorta di latta ed aprire, togliere la guarnizione e far degasare praticamente un pochettino prima di utilizzarlo. Ok. Non, in genere non viene fatto sempre perché se ne fa un uso smodico, Certo, quindi rapido. rapido, e quindi poi i risultati è che il caffè magari gonfia quando lo vai ad estrarre, fa un po' di bolle perché ha ancora molti gas all'interno. Perché parlo di confezionamento? Perché sulla base del confezionamento c'è da capire anche a livello di mantenimento e di perdita, soprattutto che può svolgere il caffè. Perché che cosa succede? Succede che una volta compresa come io posso al meglio utilizzare il prodotto e la materia caffè e farlo conservare, posso rendere già in quel modo il prodotto un gradino più su e quindi senz'altro più buono. Molti bar e molti baristi non sanno, ad esempio, in quanto tempo il caffè va a perdere, a disperdersi. In questo caso, io è come se volessi dire, un caffè che viene confezionato con una valvola unidirezionale, che già di suo ha una durata chiuso di 2 anni principalmente. Nel momento in cui io vado ad aprire il sacco, ecco che quel caffè non può essere più mantenuto per 2 anni, no?
Nel momento certo. in cui vado ad aprire il pacco e lo vado a mettere all'interno della tramoggia, della campana, la chiamiamo ancora campana perché la chiamiamo così, succede praticamente che inizia a disperdersi nell'aria l'elemento volatile. Ecco che quei 2 anni che erano prima quando il sacco era chiuso non esistono più. Principalmente il caffè ha un'altra dispersione quando è in grani all'interno della campana. La sua dispersione avviene man mano passando ora dopo ora. Se quel caffè io non lo consumo, ok? Calcola che già dopo 2 ore che è rimasto all'aria, come si dice, mm-hmm. ha perso circa il 60% delle proprietà organolettiche. Okay? Pensa un po'. Pensa un po'. Questa cosa avviene maggiormente quando viene macinato. Quindi, hai mai visto nei bar macinare caffè in quantità industriale, però poi utilizzarne solamente tanto così e il resto rimane nella camera di dosaggio? Purtroppo sì, purtroppo okay. sì. Quel caffè dopo sole 2 ore, Antonio, ha perso il 60%. Quindi principalmente, che cosa facciamo? Beviamo un caffè che comunque non è più così buono come lo sarebbe stato se il prodotto veniva macinato fresco. Ecco perché certo. l'esplosione, tra virgolette, poi cercare di andare a far sì che il caffè venga macinato al momento ha facilitato un pochettino, ecco, i bar a doversi approvvigionare magari di un dosatore on demand. Ok? E quindi tutte queste cose qui. Adesso il caffè espresso sappiamo, e questo non serve Massimiliano a dirlo, che dopo 2 minuti non è più buono, ok? Non lo beviamo più, perde, non c'è più crema, non c'è più, certo. non c'è più niente di questo. Quindi che cosa avviene? Questa dispersione, a mano che avviene una lavorazione differente sul caffè, va a cambiare e questo dimostra che il caffè è un elemento volatile che perde più tempo sta fermo, in poche parole. Certo. Quindi la prima cosa importante che il barista deve sapere è conservare ed utilizzare bene la materia prima e quindi il caffè. Il consiglio, ad esempio, può essere quello che diamo sempre tutti, di macinare il caffè un po' alla volta. E il barista mi può dire, ma io ho il macinadosatore con la leva che però lo devo... La scatti. E va bene, giusto, lo macini comunque un po' alla volta e man mano che lo usi cerchi di far sì di disperdere il meno possibile, perché il risultato è, se macini al momento, il caffè e l'espresso avrà un valore supremo rispetto ad un altro. Esatto, quindi, a meno che non lavori all'autogrill all'ora di punta, non serve riempirlo sano sano, macinato sapore, quindi macina poco alla volta, almeno sempre fresco. Bravissimo, bravissimo. Calcola che anche noi quando facciamo le fiere lavoriamo ad oggi per esempio con gli on demand, ma quando facevamo la fiera e ancora non avevamo sempre l'on demand, pur lavorando con il macinadosatore volumetrico, tanto adesso ve lo spiego, macinavamo comunque un pochettino di meno. Poi, quando ti rendi conto che hai una folla, i volumi e i consumi sono tanti, lo puoi anche lasciare in modo tale che comunque il consumo è smart. Esatto. Il barista svolge un ruolo molto importante, è quello di supervisore anche di quello che sta accadendo, quindi non è il fatto, c'ho il macinadosatore, mi risolve il problema, no, ma è anche tuo dovere cercare di capire, ho determinati clienti, ne ho più, ne ho di meno, sai, adesso lo accendo, adesso lo spengo, cioè è un'attrezzatura che fa parte del nostro mestiere, lo dobbiamo conoscere, tutto qua. Esatto. Ok, infatti andando avanti, vai direttamente avanti, ok, questo è un macinadosatore volumetrico, si chiama, ok, dove c'è scritto un pochettino come è composto, quindi la sua composizione, che cosa c'è, che cosa non c'è, partendo da sopra, quella che conosciamo noi, chiamiamo come campana, perché in plastica sappiate che le campane suonano la domenica mentre... Questa qui quindi intendi. Mentre siccome questa non suona, bravissimo, si chiama tramoggia. Mm-hmm. Il suo nome tecnico è tramoggia, ragazzi, niente, volevo fare solo una battuta, ma noi la chiamiamo anche campana, quindi vabbè. Quando diciamo campana ci siamo capiti, ma sappiate che si chiama tramoggia. Ha una chiave di chiusura sotto, che praticamente serve a far sì al caffè di scendere all'interno dove sono le macine, praticamente, una piccola chiave di chiusura. Sotto ci sono delle macine.
Le macine sostanzialmente, cerco di essere breve altrimenti ci allunghiamo troppo, sì. Le macine sostanzialmente sono di due tipi, coniche o piane, si scelgono in base a quello che è l'utilizzo del caffè, della produzione. Calcolate che essenzialmente le macine piane lavorano in piano e le coniche lavorano andando una dentro l'altra in maniera conica. Due coni contrapposti. Bravissimo, bravissimo. Quelle coniche hanno un'usura più lenta di quelle piane, mentre quelle piane hanno, ad esempio, un'usura, si usurano più facilmente, però sono più precise, quindi hanno pro e contro. In base a questo, diciamo, scegliamo che tipo di macina vogliamo utilizzare. Ad oggi siamo andati avanti anche su questo. Comunque, detto ciò, c'è una camera di dosaggio dove ci va il caffè macinato che contiene circa 600 grammi di caffè, ma abbiamo già visto. Quindi questo pezzo davanti. Bravissimo. Questo qui. Esattamente, quello dove noi vediamo il caffè macinato. Sostanzialmente sapere che contiene 600 grammi di caffè oggi a me non interessa, perché io non vado a macinare 600 grammi di caffè per lasciarli lì disperdere nell'aria, quando invece ne macino un pochettino alla volta. Diciamo che sostanzialmente la riempiamo un pochettino per metà e man mano utilizziamo il caffè. Ok. Abbiamo una leva per le dosi, una base dove si poggia il filtro. Che... Leva per le dosi di qua. Ok. Base, okay. Per il filtro. Base per il filtro. Mi alzo per prendere un portafiltro. Sì. Okay. Una base poggiafiltro dove ci va appoggiato praticamente il filtro, questo qua, il portafiltro, perché questo si chiama portafiltro, non si chiama solo braccetto. Ah, non si chiama braccetto? Okay. No, il braccetto è quello che c'ha, per intenderci, Popeye, no? Braccetto. Quello che non vuoi pagare, no? Dal braccetto. Pure quello. No, questa è un'altra battuta. Se lo chiamate braccetto ci capiamo, non c'è problema, ma si chiama portafiltro perché il suo compito è quello di portare il filtro all'interno. Quindi braccio portafiltro va bene, braccetto portafiltro va bene. Quindi essenzialmente la base dove si poggia il filtro, e poi molti macinatosatori hanno praticamente il pressino direttamente attaccato lì. Questo, ecco. Qui. Esattamente. Che vedo una bella croce rossa sopra. Ok, la croce rossa è, io lo dico sempre quando magari parlo con qualcuno, secondo me quello è stato inventato perché hanno detto, siccome nessuno sa come si fa, siccome non vi possiamo sta spiegare a tutti sta cosa perché tanto non la capite, vi mettiamo sto coso qua, vi diciamo come si deve fare, fai così, fai cosà, e vi risolviamo il problema. Ci sono due viti lì sotto, molto facile, con un cacciavite spaccato. Mai perso? Ci siamo? Ti vedo di nuovo. Ci sei? Sì, perfetto. Era bloccato tutto. Ok, sostanzialmente andremo ad utilizzare un portafiltro, un pressino manuale di questo, okay. Che si chiama tamper praticamente, ok? Mm-hmm. Per quale motivo? Perché il caffè va pressato manualmente. Ci servono circa 20 kg di pressione, ok? Uh-huh. Che noi dal basso verso l'alto in quel modo non riusciamo ad essere. Un'altra cosa che non riusciamo a fare, andando a pressare con quel pressino che viene messo sopra al macinadosatore, è a essere precisi su un piano, ok? Molto difficile. Se guardi la slide dopo te ne rendi conto, perché per pressare il caffè in maniera corretta c'è bisogno di essere a livello, ok? Questo pressino ci dà la possibilità di pressare dritti, ok? E quindi di non avere una pressatura, diciamo, sbilanciata, e quindi di conseguenza un'estrazione dell'espresso sbilanciata. Molte volte sarà capitato a tanti baristi di vedere il risultato di qui ne esce di più, qui ne esce di meno. Ecco perché. Perché si sbilancia all'interno, il panetto del caffè viene sbilanciato e quindi l'acqua da una parte passa più velocemente, da una parte no. Perfetto. Ok. Ma possiamo avere queste slide? No, ragazzi, purtroppo in tutte quante le live che facciamo non possiamo mandare le slide per diritti di copyright, tutto qua. Però la live rimane sempre salvata su YouTube, quindi. Ok. Detto questo, un altro aspetto importante, ricordatevi,
la pressatura si pressa sempre dall'alto verso il basso, si applica una forza di pressione di circa 20 kg. Massimiliano, ma 20 kg quanti sono? Allora, 20 kg non è che prendete 20 kg e li mettete sopra, 20 kg per intenderci la forza che noi impieghiamo, metto così in modo tale che il braccio magari si vede, la forza che noi impieghiamo stando su un piano così, dall'alto verso il basso, basta praticamente girare un pochettino il gomito ed applicare una forza dalla spalla, ma senza mettersi, andandosi a appoggiare. Per intenderci, 20 kg li utilizziamo tutti quanti quando ci alziamo dal letto con una mano sola. Ok, mi permetto di aggiungere una cosa, io non ho un pressino qui, però volevo far notare una cosa, uso un caricabatterie, va bene uguale. Quando sei andato a pressare, non so se avete notato, ma signora non ha pressato così, ha buttato all'interno, ha messo tutto il braccio verticale, che è una cosa fondamentale, vero? Bravo, esattamente. Anche perché in quel modo la forza riesce, cerca di avere un asse ben preciso piuttosto che sbilanciato. Ok, c'è una domanda. Ora ci sono anche dei pressini che girano e spianano. Sì, sì, ok. Allora, che cosa avviene principalmente? Questo perché si va sempre veloce, si va sempre avanti, certo. Per far sì che ogni tipo di grano all'interno del caffè abbia una venga livellato alla perfezione, c'è chi utilizza praticamente questo livellatore che gira e poi va a pressare, e ci sono aziende che hanno sviluppato dei pressini che fanno entrambe le cose. Calcola che se seguite le pagine tipo Socrati Coffee eccetera, ne vedrete veramente delle belle. Essenzialmente quello serve a fare proprio questo, livellare al meglio, e che proprio quando vai a pressare tu vedi un foglio bianco, cioè un foglio praticamente marrone preciso, così spettacolare. Vabbè, comunque ovviamente il risultato sarà sicuramente migliore di una pressatura fatta un po' così, giusto per... Allora, certo che il risultato sarà che l'acqua passa su un panetto che viene livellato alla perfezione, quindi non c'è uno squilibrio di nessun genere all'interno del portafiltro, tutto qua. Certo. Dopodiché, per quanto riguarda la macchina, senza andare a parlare troppo della macchina, dobbiamo essere, ecco, questa è una cosa tutta italiana, come si dice, l'espresso, noi siamo i papà del caffè espresso nel mondo, e questo da italiani è importante per noi. Quindi due parole che magari posso spendere sull'aspetto della macchina è, quando siamo arrivati al concetto dell'espresso, grazie ad Achille Gaggia nel 1945, abbiamo avuto praticamente... Ci sei, Anto? Sì. Ok. Abbiamo avuto chiaramente una grandissima rivoluzione, come si dice, perché siamo passati da una sorta di caffè che poteva essere simile alla moca, che veniva fatto con le macchine di Bazzera, a un caffè che concepiva con una sorta di leva un'estrazione dove avveniva la crema. Quindi da lì un pochettino il concetto dell'espresso inizia a prendere forma e prendere piede. E adesso aggiungere, bisogna anche volere i bordi del caffè, sì. C'è della posa, esatto. Sì, ci siamo, bravissimo, ci arriviamo anche tra poco, perché vi faccio vedere quali sono le tecniche di esecuzione, e abbiamo messo anche la pulizia con la mano. Altra domanda che ci arriva: le macchine del caffè vanno pulite tutti i giorni? Certo, poi dopo vedremo come si fa, ma vanno pulite tutti i giorni, questo è un poco ma sicuro. Esattamente, la manutenzione ordinaria della macchina del caffè è ordinaria, esatto. Odierna. Siamo passati a un'evoluzione che è quella dell'espresso, e dopodiché siamo andati avanti un pochettino con quella che è stata l'evoluzione del 1961 di Casa Faema, che ha introdotto un profilo costante, diciamo, non un profilo, scusami, ha fatto sì che, diciamo, il caffè, la pressione dell'acqua fosse in maniera costante di 9 bar, quando invece prima non c'era questa costanza di pressione nel 45 con Achille Gaggia. Questo ha fatto sì che poi ci si è portati un pochettino a dare dei valori, dei parametri di riferimento, per far sì che l'espresso fosse sempre più un concetto di perfezione. Okay. Ad oggi io vi dico che, secondo il mio punto di vista, la perfezione non esiste, perché poi
ogni cosa è un'evoluzione. Dopo la Faema, negli anni 61, ecco che siamo arrivati, diciamo, circa nel 2001, quando l'azienda, per esempio, dalla Corte è stata una delle prime aziende, se non la prima azienda, se non sbaglio, a fondare, per esempio, un'evoluzione ancora superiore, che è quella dei profili di pressione, dove ogni tipo di gruppo di erogazione dove noi andiamo a mettere il portafiltro avesse una pressione, una temperatura, una cosa completamente differente, e quindi si va avanti, esatto. No? Piuttosto... Ora siamo arrivati a caldaie separate, ce ne sono un po' di tutti i colori. Esattamente, quindi quello che leggete qua è, come abbiamo detto prima, ci parliamo in termini molto più smart e vogliamo capire, sì, ma io se ho una macchina normale, ok, una macchina normale, diciamo, ci sono dei valori generali, indicativi, che più o meno sono quelli che sono scritti anche nella slide. L'importante è sapere che la nostra irrigazione, quando andiamo a spingere il pulsantino, per intenderci, ci assicuriamo che la pressione dell'acqua sia costante più o meno sempre di 9 bar e che non sia inferiore o superiore alle 9 bar, perché questo determina l'espresso. Allora Massi, vai. Al di là del marchio, tutti quanti più o meno abbiamo una macchina del caffè così al bar, che assomiglia più o meno a questa, certo. Che possono essere cimbali, Faema, chi più ne ha più ne metta, però certo. Su ogni macchina del caffè ci sono degli indicatori, come magari questo che sto inquadrando qui in basso a sinistra, okay. In questo caso, okay. E ce ne sono tanti, quali sono questi indicatori, a che servono e cosa dobbiamo guardare in questi indicatori? Allora, essenzialmente quelli sono dei manometri che ci fanno vedere in chi più, chi meno, eccetera, determinati valori. Uno, la pressione della caldaia, ad esempio. Due, ci fanno vedere qual è la pressione dell'erogazione dell'espresso. Che cos'è la pressione dell'erogazione? Cioè, quando io spingo, a che tipo di pressione mi sta arrivando l'acqua? Ok? In altri si vede la temperatura della caldaia e anche la temperatura dell'acqua erogata, mentre in quelle un pochettino più vecchie la temperatura dell'acqua erogata magari non si vede, ok? Tutto qua. La temperatura della caldaia, per esempio, ogni valore di riferimento, pressione di erogazione e la pressione della caldaia, c'è scritto praticamente bar quando la macchina non è in funzione. La lancetta praticamente deve essere tra le 0,9 e le 1,1 bar. Quando poi noi andiamo a spingere, molti manometri sempre da quella lancetta fanno partire e va a portarsi quella lancetta verso i 9 bar. Altre macchine okay. Le hanno invece separate, ne hanno magari una dove c'è scritto pressione caldaia, valore 0,9 o 0,1, oppure l'altro manometro dove parte semplicemente quando la pressione si riferisce all'erogazione. Essenzialmente questo è una delle cose un pochettino più importanti da dover capire, per far sì che la pressione della caldaia e la pressione dell'erogazione non siano sbilanciate. Quindi per fare un buon caffè possiamo dire che devo tenere d'occhio questi parametri e dovrebbero essere in questi valori che sto inquadrando adesso? Sì. Per fare un caffè, per fare un espresso in maniera generica, perché poi ogni macchina, ogni tipo di caffè, poi se entriamo nel sofisticato certo, andiamo certo. A vedere. Però sì, ok, è un valore okay, indicativo, benissimo. Generale indicativo, quindi. Perfetto, va bene. Allora ragazzi, magari fate uno screen così, questo pezzettino ve lo salvate, appena tornate al bar controllate tutti i manometri per vedere se corrisponde, se più o meno ci siete, altrimenti bisogna chiamare un tecnico, insomma, e farlo sistemare. Ok, poi se andiamo un pochettino più nel tecnico riusciamo a scoprire che il barista, se si fa insegnare un pochettino dal tecnico determinate cose, le può fare anche lui, ad esempio toccare la pressione dell'erogazione, imparare ad aumentarla o diminuirla, magari più che altro okay. Per non chiamare sempre il tecnico. Ci sono determinate cose che le possiamo fare sempre noi. Ok, questo qua Antonio, vado sempre un pochettino tranquillo, espresso di qualità, io non scrivo espresso perfetto perché te l'ho detto prima, per me la perfezione non esiste, non so che cosa sia perfezione, poi perché nulla è scritto sulla pietra, quindi la qualità è senz'altro una scelta migliore. Questi sono dei parametri sempre generali, sempre indicativi, standard, ok? La base della base. Quindi andare a capire come ottenere un espresso di qualità. Che cosa ci serve? Uno,
7-8 grammi circa di polvere di caffè, quindi caffè macinato. Ma macinato come? Okay. Al momento. Quindi, certo, per rientrare in un concetto di qualità, il caffè macinato deve essere macinato al momento. Quanto? Circa 7-8 grammi. Poi c'è una variabile per questa cosa? Oggettivamente delle volte ci sono delle variabili. Quando 7, quando 8? Ogni miscela magari ci fa cambiare questa cosa, ma comunque il parametro non si sposta di tantissimo, dai 7 agli 8 grammi. Sto parlando di questi 7-8 grammi ovviamente si riferiscono ad un singolo espresso e quindi ad un portafiltro. Se parliamo dell'erogazione del portafiltro da 2, ovviamente i 7 grammi saranno 14, gli 8 grammi saranno 16. Ok, ci siamo. Perfetto. Domanda banale che però tanti spesso fanno: come faccio a vedere se il mio macinatore mi dà 7 grammi, 8 grammi o 5? Come faccio? Bravissimo, non è una domanda banale. Allora, se si tratta di un macinatore, macinadosatore e quindi volumetrico come quello che abbiamo visto nella foto prima, che praticamente trattiene la parte del caffè macinato, all'interno del macinadosatore c'è praticamente una sorta di bullone a stella, sì, a vite. Quel bullone, se io lo vado a girare in senso orario o antiorario, vado ad aumentare o diminuire la dose che mi va ad erogare quando io vado a fare così. Che cosa facciamo? Ovviamente prendiamo un bilancino di precisione, alziamo, portiamo un pochettino, riempiamo queste stelline di caffè macinato, andiamo ad erogare la dose e vediamo e verifichiamo con la bilancia. Con la bilancia abbiamo 8 grammi, 9 grammi, 7 grammi e andiamo poi a sceglierlo così. Nel caso invece del macinadosatore on demand, ok, il rapporto viene fatto secondo una tempistica. Perché il macinatore che cosa fa? Ti dice l'on demand, in quanto tempo vuoi questa dose? E tu gli dici in 3 secondi, esempio. In 3 secondi lui ti ha dato, faccio un esempio, 3 grammi. Ok? Questo è proprio un esempio che ho fatto. Quindi dobbiamo andare a vedere in quanto tempo mi deve dare 7 grammi. Essenzialmente questa è la differenza tra i due. Ok, perfetto. Poi altri parametri da tenere conto per un espresso di qualità sono, abbiamo detto, 7-8 grammi di caffè. E arriviamo qua al discorso della pressatura di 20 kg, come prima. La pressatura di circa 20 kg, quindi come vedete per fare un espresso di qualità c'è bisogno di pressare circa 20 kg. Ecco che va a decadere, scusatemi, la pressatura dal basso verso l'alto in quel modo. Quindi per avere un concetto di espresso di qualità dobbiamo per forza pressare con un pressino manuale. Anche qua c'è quello un po' fissato che dice sì, ok, 20 kg, come faccio a misurare 20 kg? Io ho scoperto una piccola strategia nel mio piccolo, cioè prendi la bilancia, quella pesa persone, quella con cui ti pesi la mattina, metti il braccio sopra, quando arrivi a 20, bravo, quella è la forza che devi usare. Bravo, bravo. E 20 kg li possiamo racchiudere così. Fai un paio di prove, quando ti arrivi a 19, 20, 21, ok, quella è la forza. Bravo. Allora, nella fase, in questa parte finale della slide, quello che vai a vedere, questi parametri, è possibile, ragazzi, che voi troverete dei parametri completamente diversi da questi in giro, e questo vi avviso e ve lo dico, perché è vero, proprio perché nulla è scritto sulla pietra e soprattutto perché queste slide che io ho, sono delle slide, queste qui proprio che state vedendo, sono delle slide che usavo qualche anno fa. Ci sono stati anche dei cambiamenti, ve ne parlo. Calcolate che la temperatura dai 90 ai 96 gradi centigradi. Ok, la temperatura dai 90 ai 96 gradi centigradi già è una variabile che va a cambiare. Oggi, quando sono subentrati i profili di pressione, siamo riusciti ad attestare anche temperature più basse, ad esempio 80-85, nel caso di caffè o miscele dove è contenuta un'alta percentuale di robusta. Perché la robusta ad una temperatura più bassa, ad esempio, dà il meglio di sé. Come, ad esempio, l'arabica può sopportare una temperatura più alta. Quindi diciamo che, se vogliamo sempre dare un parametro standard generale, ci teniamo anche questo 90-96 gradi. Ok. Il dato essenzialmente importante per chi è alle basi della conoscenza del mondo del bar e soprattutto di questo lavoro è che il risultato di tutte queste operazioni ci deve portare ad ottenere che cosa? L'ultima parte che vedete.
dai 25 ai 30 cc di prodotto, ok? Oppure chiamateli 2,5 cl, fate voi, ce li deve dare in un tempo che oscilla dai 20 ai 30 secondi. Quindi che cosa significa? Facendo tutto questo, una volta che io ho pressato bene, fatto tutto quanto bene, vado ad erogare, in 20/30 massimo secondi io devo avere un risultato in tazza di 2,5 cl massimo 3. Okay, perfetto. Se questo avviene, significa che io comunque ho svolto il mio lavoro in una maniera corretta e sto comunque erogando un espresso di qualità. Ok, credo che lo tratterai sicuramente dopo, ma qualcuno potrebbe dire: Massimiliano, ma perché ogni tanto per ottenere mezza tazzina di caffè, che poi sono 3 cl, ci impiega 5 secondi, ogni tanto 20, ogni tanto 45? Esattamente, e qui parliamo di sottoestrazione o sovraestrazione. Ok, benissimo. Cosa vuol dire? È una cosa che praticamente va ad avvenire quando uno di questi parametri, o tutti quanti, oppure valori che in genere non è così, si riferiscono principalmente anche alla macinatura, vanno a cambiare. Che cosa succede? Avvengono delle estrazioni e delle questioni un pochettino sbilanciate. Si va a sbilanciare tutto questo parametro. E quindi che cosa avviene? Il caffè non esce, o il caffè esce? Esce troppo o esce poco? Questo avviene anche con un cambio climatico. Vi ho detto anche nella scorsa live che il caffè reagisce all'umidità. Quindi, certo, quando è più umido, che cosa succede alla macinatura? Si gonfia, si sgonfia? Queste sono variabili che nella slide, per esempio, dopo si spiega un pochettino meglio. Per esempio, sovraestrazione. Per esempio, la sovraestrazione. Per intenderci, si dice sovraestrazione quando tutto ciò che è nella fase di errori è troppo, diciamo, è sopra, okay, è al di sopra. Ok. Ok. Tendenzialmente lo possiamo racchiudere, la sovraestrazione, nel doverlo vedere, diciamo, con gli occhi quando il caffè esce a gocce, ok? O non esce. Okay. Questo per quale motivo può avvenire? Per molti motivi che io nella slide, per esempio, ho elencato. Ma essenzialmente, quasi, non è sempre una costante, ma la maggior parte delle volte questo problema ricade nella macinatura sbagliata. O meglio, c'è stato un cambio di umidità e quindi un cambio di macinatura. La macinatura è una cosa molto importante. Il barista deve agire nella macinatura più volte al giorno. Quindi cambia il tempo, certo, cambio la macinatura. Il caffè, certo, mi esce sovraestratto, esce a gocce? Beh, evidentemente, se tutti i parametri che io ho appena elencato sono giusti, il problema dove sta? Deve essere per forza in un altro. Se io vi ho detto che bisogna mettere tipo 7-8 grammi di caffè macinato, ma invece di 7-8 ne ho messi 9-10, ecco che sto mettendo più caffè. Quindi ecco che l'acqua avrà più difficoltà a passare, ecco che il caffè goccerà. Ma se io, esatto, sono stato bravo e ho messo tutto alla perfezione, ok? E ho fatto tutto quanto bene, il problema dov'è? Nella macinatura. Quindi, che significa? Significa che la macinatura è diventata troppo fine, oppure il caffè si è gonfiato e c'è bisogno di allargare ancora un pochettino la macinatura per far sì che l'acqua passi più facilmente. Questo è il lavoro, esatto, del barista. Ci si può rendere conto facilmente, prendendo magari del caffè in polvere e passandolo proprio tra le dita, ovviamente poi lo buttate, la differenza tra una macinatura molto fina che sembra quasi sabbia e una macinatura un po' più grossolana che può sembrare quasi, faccio l'esempio proprio estremo, magari breccia, proprio sassolini, ok? Questo è un esempio ovviamente molto estremo, però da lì a lì ci sono tanti piccoli scaglioni che appunto dobbiamo trovare quello giusto per ottenere un buon caffè. Bravissimo, io faccio sempre un esempio, bravissimo Antonio, faccio sempre un esempio, borodalco tra le dita. Bicarbonato ad esempio tra le dita, zucchero semolato tra le dita, poi brecciolino d'altro, cioè sono tutti fasi di, nel tecnico si dice, di granulometria. Pensate, okay, pensate che la macinatura viene misurata in micron, cioè quindi parliamo proprio di dei livelli proprio impercettibili delle volte all'occhio, quindi delle volte un micron cambia l'estrazione. Certo, tutto qua. Noi dobbiamo trovare quello un po' più adatto alla nostra estrazione. Esattamente. Quindi in poche parole, per essere molto chiari nel discorso, se il caffè esce a goccioline, quindi ha difficoltà ad uscire, lo stiamo sovraestraendo e vuol dire che la macinatura è troppo? Che vuol dire che la macinatura potrebbe essere troppo fine.
Ok, perfetto. Oppure si è gonfiato. Okay. Oppure, caso opposto, il caffè inizia a uscire a fiumi, che credo sia la slide dopo sicuramente. Esattamente. Il caffè inizia a uscire a fiumi, mi esce una tazzina piena in un quarto di secondo, qualcosa di sbagliato c'è. Ok. E dov'è questo errore? È tutto il contrario, praticamente. È tutto il contrario. Significa che tutto quello che io ho fatto è inferiore. Ho utilizzato poca dose, ad esempio, oppure la macinatura è troppo grossa, quindi l'acqua passa troppo velocemente. Per intenderci, il clima è secco. Ok, benissimo. Ad esempio. Quindi che cosa devo fare io? Devo andare ad interagire. Se la macinatura è grossa, la devo andare a diminuire. Se la dose, per caso, è stata inferiore, la devo andare a diminuire. Molte volte, sai anche per quale succede questo motivo? Perché la gente o pressa troppo forte, o pressa troppo piano, o non pressa per niente. Ecco perché appunto bisogna pressare 20 kg costanti, così più o meno hai sempre quel parametro lì costante, no? Certo, certo. Ti è arrivata una domanda nel frattempo, preferisci il macinino con la taratura micro o macrometrica? Allora, io, io tendenzialmente non utilizzo dei macinadosatori dove c'è una taratura di questo genere, ok? Fatta eccezione dell'F64 Evo della Fiorenzato, che è l'unico macinadosatore, diciamo, un pochettino più evolutivo che ho avuto modo di con il quale di lavorare molto bene. Non vado ad interagire troppo su questo, ma senz'altro lo trovo un parametro molto, in entrambi i casi, molto vantaggioso. Credo che un barista professionista sappia interagire bene con tutte e due. Non ho una preferenza, comunque, per risponderti. Ok. Vedo un'altra slide qui, tecnica per un espresso di qualità. Vediamo un po' di cosa si parla. Purtroppo, Massi, devo dirti che siamo quasi arrivati alla fine, ci mancano pochi minuti, quindi dobbiamo essere finito. Un po' celeri. Sì, però comunque sia, nulla toglie, che cioè, faremo sempre altri appuntamenti, quindi anche perché il mondo è molto vasto, quindi il tempo che purtroppo oggi ci toglie Instagram lo impieghiamo in un'altra live. Okay? Certo, certo Antonio, figurati. Allora, tecniche per un espresso di qualità non sono nient'altro che quei movimenti e quindi quelle tecniche pratiche di movimento che il barista svolge quando va ad erogare l'espresso. E quindi facciamolo insieme così lo vediamo. Allora, numero uno, supponiamo che siamo attaccati alla macchina, quindi numero uno, sgancio il portafiltro dal gruppo di erogazione, ok? La prima cosa che faccio è, sono qui con la mano, vado a spingere il pulsantino per flussare acqua dal gruppo. Questo in gergo si chiama purge. Vado a far sì che la polvere di caffè che era attaccata sul fondo del gruppo di erogazione della precedente estrazione vada a spurgare, a togliere, a pulire, altrimenti rimane attaccata sempre sotto e non va bene. Quindi è molto importante flussare acqua dal gruppo, fatelo sempre. Flussare acqua dal gruppo, dopodiché vado a pulire il cestino del portafiltro, ma come? Non lo vado solo a sbattere lì così e basta. Vado a pulirlo bene con un pennello o con un panno apposta. Ok, io ce l'ho sempre qua, tutto a portata di mano, come vedete. Ecco qua, prendiamo un panno apposta e lo possiamo pulire, ok? Ok. Andiamo poi a dosare il caffè, e quindi a mettere il caffè all'interno. Prima di andare a pressare lo andiamo a livellare. Lo livelliamo in genere con le mani, ma se abbiamo la possibilità di acquistare un livellatore professionale di quelli che abbiamo visto e del quale abbiamo parlato prima, acquistiamo un livellatore professionale, così mettiamo quello, giriamo e è livellato. Ok. Permettimi di interromperti. Quando diceva lo pressiamo con le mani, non dicevo con il dito all'interno, perché altrimenti c'è qualche folle che lo fa davvero. No, ovviamente andando un attimino a sbattere per far sì che sia uniforme. Okay? Esattamente. Sbattiamo sui lati del portafiltro. Ok. Dopodiché andiamo ad applicare il pressino, il tamper manuale, e andiamo a pressare. Una volta pressato, prima si faceva questa cosa che c'è scritto qui, oggi non si fa più, ok? Che era il richiamo dei grani esterni. Praticamente si depositava, dopo la pressatura, si depositava del caffè qui intorno, prima si faceva così e poi si andava a ripressare un'altra volta. Okay. Ci sono scuole di pensiero diverso, ma essenzialmente io non lo faccio più questo tipo di metodo. Presso e basta. Okay. La cosa che dicevamo, prima di inserire andiamo a pulire qui sopra, sui bordi, con la mano. Ok, anche qui, perché si deposita un pochettino di caffè, quindi diamo una pulita con la mano e andiamo ad inserire. Una volta inserito, azioniamo immediatamente, non aspettiamo. Cioè, praticamente, una volta che io ho agganciato, premo play
e dopo vado a prendere le tazze, no che, okay, che prima di premere prendo le tazze, faccio, dico, perché altrimenti avviene, diciamo, una sorta di pre-infusione del caffè, mm-hmm, e non, è meglio che non avviene se, se serve. È igienico? Allora, è il secondo, ecco, dopo questo, mi piace la domanda soprattutto perché dopo questo periodo, la questione è che qui non tocca la bocca di nessuno. E le mani di un barista e di tutte le persone che operano nel nostro settore lavorativo devono essere costantemente pulite, costantemente igienizzate e lavate. Ovviamente non sto mettendo il dito all'interno della polvere del caffè, sto solo passando il mio palmo della mano su questa parte che andrà a toccare ad un gruppo di erogazione che è caldo ad una temperatura di circa 90 gradi, anche di più. Quindi diciamo che è igienico. Sì. Poi c'è sempre un fattore molto importante da considerare. Inevitabilmente, se si vuole una cosa sana, salubre e che non ha toccato nessuno, bisogna farsela da soli. Un motivo molto semplice. Se pensiamo, bravo, anche al semplice mondo della cucina, anche lo chef quando va a impiattare utilizza le mani, perché ragazzi le mani sono lo strumento migliore di tutti fondamentalmente, no? Cioè sono anni e anni di evoluzione al nostro servizio, in poche parole. Quindi, bravo, è normale che debbano essere, certo, sempre igienizzate e pulite, questa è proprio la linea di fondo, insomma, se fa qualsiasi lavoro nell'ambito ristorativo, però, ecco, si possono utilizzare. Certo, certo. Noi ci lavoriamo. Calcolate che quando si aprono i bar vengono fatti i tamponi alle mani, ai baristi, e vengono fatti ai cuochi, a tutti quanti di dovere. Quindi, tecnicamente... No. La legge sanitaria vuole che le nostre mani siano le più pulite del mondo. In teoria, se ce le laviamo. Deve essere così, ragazzi, soprattutto adesso. Esatto. Soprattutto adesso. Esatto, è vero, è vero. Bene, allora, c'era arrivata un'altra domanda. Nel frattempo, il macinino che parla con la macchina via Bluetooth è valido? Ora, non so se questa è una battuta, però esistono dei macinatori che parlano con le macchine. Esiste. Esiste, esiste anche di più, oggi si fa anche con il cellulare, più bilancia, più macina dosatore, più avviene tutto. Okay. Calcolate che io nel cellulare non ve lo posso far vedere, ma ho per esempio un'applicazione o applicazioni scaricate e pagate che sono compatibili ad esempio con la bilancia Kaia, dove mentre io sto a versare l'acqua mi dice un'altra cosa. Sono compatibili, okay, perché si rendono conto di determinate cose, cioè questo è un avvento di comodità, a chi piace, a chi no. Io sono una persona molto, come si dice, analogica. Ok, mentre questo è il mondo dell'intelligenza artificiale applicata al mondo del caffè, che sta evolvendo. Per intenderci, macchina a marce o macchina automatica? Macchina a marce. Ok. Allora, la prossima volta con te vorrei parlare anche un po' di tutti quanti quei miti che esistono sul mondo del caffè, che qualcuno l'abbiamo già sfatato nello scorso appuntamento, qualcuno mi piacerebbe sfatarlo, tipo, ti faccio un esempio, la macchina a leva fa il caffè più buono perché la caffettiera napoletana, esempio, oppure un altro luogo comune, lo zucchero deve rimanere un quarto d'ora sul caffè, cose del genere. Quindi abbiamo un bel po' di miti da sfatare. Purtroppo oggi abbiamo questo tempo un po' limitato e al quale siamo arrivati al termine. Domanda un po' fuori argomento: come preparare il tuo Irish Coffee? Te lo dico io, vai sul mio profilo, cerca il video dell'Irish Coffee, c'è tutto. Bravo, no, no, anche perché gliel'avrei detto pure io anche la stessa cosa. L'unica cosa è che puoi cambiare il tipo di caffè che metti all'interno, ma essenzialmente te lo dice Antonio. Esatto. No, però una cosa che magari mi faceva piacere condividere con te. Tu, sì, quando lo prepari, visto che sei anche un ottimo bartender, anche tu, preferisci il caffè espresso o il pullover? Pullover. Anch'io, tutta la vita. E il pullover. Non si prepara con l'espresso, anche perché se non ricordiamo male, almeno non vorrei sbagliarmi, potrei essere latente sotto questo aspetto, se non ricordiamo male è nato in un aeroporto questo tipo di cocktail, sì, e quindi si parlava di fare un caffè sostanzialmente americano. Esatto, anche perché era la storia di Mr. Sheridan, il barman appunto di questo aeroporto scozzese, che praticamente una volta arrivati i turisti dall'America, ovviamente sentivano un po' più freddo rispetto all'America, ha deciso di scaldarli con il caffè americano un po' rivisitato alla scozzese, appunto Irish Coffee, capito? Esattamente. Vediamo un po' questa storia qui. Shakerato con espresso o caffè lungo? Caffè lungo, cavolo, questo ve lo volevo dire. Caffè lungo è molto, contiene troppa caffeina, è un'estrazione sbilanciata. Se devi utilizzare l'espresso, utilizza l'espresso corretto, secondo me. Anche perché, appunto, l'estrazione è
paragoniamolo alla cottura, più tempo si estrae, più tempo si cuoce. Cosa succede se tu cuoci Bravo. troppo gli spaghetti? Fanno schifo, semplicemente, no? Esattamente, il concetto rende perfettamente l'idea. Il caffè funziona così, più tempo estrai, più cose estrai. Esatto. Quindi, vediamo se c'è qualche altra domanda rapida prima che scatta il timer. Le macine vanno pulite tutti i giorni? Allora, io per le macine essenzialmente nei giorni passo il pennello, qualche volta passo il puligrind, per intenderci. Lavaggio della macchina con i prodotti chimici tutti i giorni o giorni alterni? Allora, prodotti chimici mai. Prodotti appositamente studiati per la macchina del caffè, sì. Non per fare marchette, come si dice, o cose generali a nessuno, ma io, per esempio, mi trovo molto bene con l'azienda Pulicaf, e dietro di me si vede anche Pulicaf lì. È un'azienda molto, molto buona per fare questi prodotti. Ok, Massi, purtroppo è scattato il timer, abbiamo Vai! 10 secondi, quindi ci dobbiamo salutare.